Infatti loro hanno totalmente ragione su questo. Lo Stato li abbandona, anzi li danneggia, non è che non li aiuta, fa peggio perché li danneggia. Purtroppo non è che non è colpa di nessuno, ci sono delle questioni ataviche di burocrazia nel nostro paese e poi c'è una questione di rapporti con l'Europa, perché forse un pochettino di soldi in questi mesi si sarebbero potuti sbloccare se noi non Completamente. fossimo così legati a una struttura che è ancora più mostruosa, burocratica e colossale rispetto al nostro Stato, che tant'è oggi c'è la notizia della decisione della Corte Costituzionale tedesca che sostanzialmente ci dà 3 mesi di tempo prima di procedere alla sospensione degli aiuti, mettiamola così, da parte della BCE. Queste sono le questioni che cambiano. Se tu non sei in grado di gestire la tua moneta come vuoi, se non puoi dare dei soldi a fondo perduto, ti basi sui prestiti, devi chiedere per favore all'Europa che ti mette lì quelle 35 miliardi, 36 e ti dice li puoi usare solo per il comparto sanitario, è chiaro che poi tutte queste persone le lasci indietro. Questi non hanno bisogno dei soldi in prestito dall'Europa o dalle banche, hanno bisogno di poter tornare a lavorare, hanno bisogno di avere i soldi che sono loro. Perché non dobbiamo chiedere in prestito alla Germania piuttosto che ad altri. Questo è il problema. Cioè noi, il fatto di esserci così legati all'Europa in questi mesi ci ha danneggiato tantissimo. Se lo vogliamo capire, magari in futuro cambiamo qualcosa. Se non lo vogliamo capire, ce lo faranno capire gli altri perché fra 3 mesi se ne Adesso riparla, ci sono come ulteriori novità, mi sì, che sa, arrivano dal no? ministro dell'economia.